Bene, buonasera, scusate per c'è stato un po' di disguido nel passare da una stanza all'altra perché avevamo una call già avviata e poi il segnale nel passare da una parte all'altra ha avuto qualche problemino. Ci siamo riusciti, siamo ricollegati in un'altra stanza. E come sapete adesso qui si ragiona a stanze, non più a contatto diretto, ma ci troviamo nelle diverse stanze, chiaramente virtuali. Stasera ho qui con piacere di aver con me di nuovo ormai è diventata una nostra, come dire, presenza, non dico abitudinaria, però abbastanza frequente. Dottoressa Stefania Darrio, che come ricorderete è il nuovo direttore del distretto Pianura Ovest, chiaramente legato all'Università di Bologna. Poi, come vedete, ho anche invitato, che ha terminato poc'anzi l'altra call, l'assessore Mauro Pagnoni, perché oltre a parlare di vaccini e di andamento un po' di tasso di questa epidemia, insomma, che si sta sempre, che ancora ci attanaglia, vorremmo anche aprire un versante su quello che è la prospettiva del prossimo estate, quindi qualche segnale di positività e di normalità. Poi la Maura ci dirà un po' che è stato pensato poc'anzi a livello appunto di promozione estiva, di iniziative estive. Parto sempre nel dare qualche informazione di base e come stiamo andando. Ricordo ancora che noi siamo chiaramente, come sapete tutti, zona rossa con dettate di DPCM del 2-12 marzo. E praticamente fino al 6 aprile saremo in questa condizione. Vedevo un po' l'andamento di quelle che sono le persone in quarantena, sono un numero abbastanza significativo, siamo oltre le 700 persone, tra quelle diciamo contagiate non sintomatiche e sintomatiche. A marzo i decessi sono stati 14, di cui 6 a San Giovanni Persiceto, chiaramente decessi per effetto Covid, assegnato al Covid. L'RT che abbiamo, quindi l'indice di contagiosità, è calato, questo è un dato interessante, e si attesta a 1. Ricorderete che eravamo attorno all'1,3, siamo passati dall'1,2 all'1,3, oggi siamo a RT uguale a 1. Su quello che è il tasso standardizzato, quindi i casi per 100.000 abitanti, siamo a livello di, calato anche questo, se è calato anche questo si passa dai 600 più o meno che eravamo prima, quindi positivi rispetto a 100.000 abitanti, siamo al 14 marzo, settimana che va dal 8-14 marzo, siamo scesi a 546 più o meno. Devo dire che anche il nostro territorio, Pianura Ovest, che era, godeva del primato la volta scorsa, adesso siamo calati sensibilmente. E siamo arrivati a 538 contro la media di 545. Qui invece è balzato più in alto, in questo caso l'Appennino bolognese che si porta a 744. Quindi vedete un po' l'andamento abbastanza altalenante. Come al solito vedo che i luoghi dove si verifica il maggior numero di focolai è sempre l'ambiente domestico. È un po' calato da 1600, siamo passati a 1528 focolai attivi in ambiente domestico. Praticamente quasi la totalità, al 90% direi. Ecco, non voglio rubarvi altro tempo perché oggi è il giorno, dedicherei soprattutto questa serata al piano vaccinale. Dopo l'interruzione di alcuni giorni, sapete che l'EMA ha promosso l'AstraZeneca e quindi ripreso tutto il piano vaccinale. Ma soprattutto vorrei farlo con chiaramente la nostra ospite, dottoressa Darrio, che è quella che segue in maniera diretta e precipua appunto la gestione del piano vaccinale. Peraltro ero in contatto prima con il dottor Pandolfi, mi dice che la prossima settimana dovrebbe anche informare attraverso il percorso ASL l'andamento del piano vaccinale, quindi avremo un'informazione continua su come sta andando questo piano. Quindi avere la percentuale delle persone che saranno vaccinate rispetto al totale. Ad oggi l'indice che abbiamo noi, l'indicazione che abbiamo noi in percentuale, siamo attorno al 10% di vaccinato over 16, perché si prende riferimento over 16, a livello di azienda ASL, quindi di area metropolitana. Invece per gli over 60-85, anzi over 85 siamo al 60%, questo è il dato che ho aggiornato ad oggi. Ma mi fermo qui. Poi l'altra indicazione che vi do ultima è che abbiamo avuto una crescita fino a praticamente oggi,
Ci aspettiamo, abbiamo visto con l'andamento di questi giorni, una tendenza verso la stabilizzazione, quindi ci aspettiamo che la prossima settimana sia ancora una settimana un po' impegnativa, ma dopo cominceremo a vedere qualcosa di meglio. C'è un calo abbastanza, ci aspettiamo un calo significativo dei contagi naturalmente. Bene, io direi che mi fermo qui perché credo che oggi non parlo di scuola perché la scuola è chiusa, lo sport abbiamo fermato, quindi non tratto questi argomenti. Ma preferirei che ne parlasse, parliamo adesso di vaccini, parlasse la dottoressa Dario, dicendo anche un po' come si è messi con l'ospedale. Non lo dico io, lo faccio dire a te, Stefania. Quindi direi che passo la parola a Stefania. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti, intanto ringrazio il sindaco per l'invito e per l'opportunità di aggiornare su quella che è la situazione dell'andamento della campagna vaccinale. Allora, è in corso la vaccinazione alla categoria over 80, che ha visto l'avvio da metà del mese di febbraio. E per quanto riguarda il distretto Pianura Ovest, sono attive due sedi definite hub, che sono l'ospedale di San Giovanni in Persiceto e la Casa della Salute delle Terre d'Acqua Barberini a Crevalcore, attive il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, e il sabato mattina e pomeriggio. Oltre a questi due punti, sono attivi anche i cosiddetti punti spot, attivi nel fine settimana a rotazione nei punti di Anzola, Calderara, Sant'Agata, Sala Bolognese, Decima, San Matteo della Decima e Calderara di Reno. E con l'attuale programmazione delle vaccinazioni per questa categoria, per cui over 80, si prevede di concludere, diciamo così, i soggetti di questa categoria attorno alla fine del mese di aprile. Sono state eseguite le vaccinazioni all'interno delle CRA, delle case residenze per anziani, sia per gli ospiti che per gli operatori sanitari e sociosanitari, e stiamo procedendo alle vaccinazioni, organizzando delle vaccinazioni ad hoc per i nuovi inserimenti degli ospiti all'interno delle CRA. Sono in corso oltretutto le vaccinazioni a domicilio che hanno visto l'avvio dal 2 di febbraio. Le vaccinazioni effettuate a domicilio vengono effettuate con il vaccino Moderna, per cui con la seconda dose 28 giorni, per cui dal 2 di marzo sono in corso anche le somministrazioni delle seconde dosi a domicilio, oltre alle prime. Ora è appena partita una nuova fase della campagna vaccinale che ha visto l'introduzione della categoria della fascia di età 75-79 anni, dove la prenotazione è attiva dal 15 di marzo, per cui le persone di questa fascia d'età possono prenotarsi dal 15 di marzo. Il vaccino indicato per questa categoria è AstraZeneca. E per quanto riguarda il nostro distretto, la prima sede individuata è quella del Palazzetto dello Sport di Calderara di Reno, però stiamo procedendo all'attivazione di un'ulteriore sede presso il comune di San Giovanni in Persiceto, negli spazi della sede praticamente della Protezione Civile, per cui sarà attivata un'ulteriore sede dove effettuare le vaccinazioni per questa categoria, e stiamo in realtà procedendo anche a valutazioni per un'ulteriore eventuale sede nel comune di Crevalcore. Stiamo procedendo in questi giorni a valutazioni e a sopralluoghi per identificare, insomma, un'ulteriore sede anche presso il comune di Crevalcore. E sempre insomma, nel mese di marzo, quindi un'altra categoria introdotta è stata quella che riguarda i soggetti estremamente vulnerabili, per i quali all'interno di questa categoria rientrano appunto quei soggetti indicati dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia-Romagna, per cui sono stati identificati degli elenchi, diciamo così, dei soggetti che comunque rientrano in questa, degli utenti che rientrano in questa categoria e che saranno, diciamo così, contattati dalle aziende sanitarie. È già in corso la vaccinazione degli utenti dializzati,
e è previsto per la categoria dei soggetti estremamente vulnerabili l'avvio dalla prossima settimana, dal 24 di marzo. Per quanto riguarda la categoria 75-79, è previsto l'avvio, per cui la prenotazione dal 15 di marzo, come dicevo. L'avvio della prima seduta su Bologna è previsto dal 20 di marzo, mentre per quanto riguarda il lab di Calderara, che è quello il primo che parte nel nostro distretto, la prima seduta vaccinale, la prima giornata di vaccinazione, è prevista per il 30 di marzo. Verranno effettuate presso la sede di Calderara quasi 300 vaccinazioni al giorno, al momento con una programmazione che prevede un'attività a giorni alterni. È ovvio che la programmazione delle sedute vaccinali è in relazione all'introduzione delle categorie, che appunto viene, diciamo così, data dal Ministero e da quelle che sono le indicazioni regionali rispetto alle categorie, ed è in relazione al numero delle dosi che abbiamo a disposizione. Abbiamo visto che la vaccinazione, l'abbiamo avuto e lo stiamo vedendo in particolar modo per quelli che sono gli ambiti delle case residenze per anziani, per cui nelle CRA, così come negli operatori sanitari, che sono stati tra le prime categorie che hanno ricevuto la vaccinazione, che il vaccino ha ridotto e, diciamo così, migliorato molto quelle che sono le situazioni all'interno appunto delle CRA in particolar modo, e quelle che sono i contagi anche nell'ambito degli operatori sanitari. Per cui quello che ci sentiamo di dire è che sicuramente è molto importante la vaccinazione per poter rapidamente cercare di uscire da questa difficile situazione. Che, come diceva il sindaco, sicuramente stiamo assistendo, lo diciamo prudentemente, a un lieve calo, diciamo così, di quelli che sono i contagi, ma non bisogna sicuramente abbassare la guardia. Bisogna continuare a mantenere quelle che sono le misure di sicurezza previste. Sono quasi 14 giorni che siamo in zona rossa, per cui probabilmente cominciamo a vedere i primi risultati. Però sicuramente è importante non abbassare la guardia, e soprattutto è importante procedere con la vaccinazione e aderire il più possibile a quella che è appunto la campagna vaccinale, che noi cercheremo ovviamente di mettere in campo il più velocemente possibile, cercando di organizzare rapidamente in relazione a quelle che sono le indicazioni, ovviamente sempre in relazione a quella che è la disponibilità delle dosi, che questo è. Purtroppo anche il problema che c'è stato con AstraZeneca ovviamente aveva un attimo, diciamo così, messo un po' in allerta, poi in realtà abbiamo visto che l'EMA appunto ha dato via libera, per cui siamo assolutamente tranquilli anche nel procedere con la somministrazione di questo. Giustamente vengono fatti gli opportuni controlli, ma siamo assolutamente tranquilli nel procedere con la vaccinazione anche con questo vaccino. Bene. Grazie Stefania. Vediamo se c'è qualche richiesta specifica. Allora, dice Michele, i vaccini per persone con patologie sono partiti come funzionano le chiamate? I medici di base non sanno nulla. Chi stabilisce la priorità? Hai sentito Stefania, ripeto? Delle persone con? Patologie. Allora, se per persone con patologie si intendono i soggetti estremamente vulnerabili, è quello che dicevo prima, cioè nel senso questi soggetti come categoria sono stati individuati secondo dei criteri specifici in base alle patologie appunto e alle condizioni dal Ministero e dalla Regione, per cui se si rientra in questa categoria i soggetti verranno contattati direttamente dalle aziende sanitarie, per cui non devono ricorrere alla prenotazione, verranno contattati. Noi abbiamo, Clara, ho due patologie, a rischio di quale una è bronchite cronica ostruttiva e non so come fare per prenotare il vaccino. Allora, ripeto, le categorie, cioè le patologie che
identificano i soggetti estremamente vulnerabili sono identificate, sono comunque anche visionabili attraverso il sito dell'azienda USL di Bologna, dove si può accedere a quello che è l'elenco comunque delle patologie identificate, e tanto da lì si può capire se si rientra in questo, in queste categorie, insomma, di soggetti. O comunque si può anche chiedere eventualmente al medico di medicina generale, che sicuramente potrà dare eventuali indicazioni, che dipende dal tipo di patologia, ovviamente. Abbiamo Marco, buonasera, chiede se una cosa normale che la mia mamma ha 91 anni, assistenza domiciliare, non ha ancora ricevuto il vaccino, un po' quello che ci dicevamo anche in altre occasioni. Stiamo procedendo, come avevo detto anche l'altra volta, l'organizzazione delle vaccinazioni a domicilio è un'organizzazione abbastanza complessa, perché i vaccini che abbiamo ad oggi a disposizione prevedono una conservazione specifica, oltre al fatto che una volta aperto, diciamo così, il flaccone del vaccino, perché sono flacconi multidose, c'è un tempo specifico entro il quale i vaccini devono essere utilizzati, pertanto si procede attraverso una geolocalizzazione di dove sono appunto localizzati i pazienti, dove abitano, in modo tale di riuscire a programmare delle sedute vaccinali che si restino all'interno dei tempi previsti per l'utilizzo del vaccino, per cui stiamo procedendo. Il messaggio che mi sento di dare è che vaccineremo tutti, quindi sotto questo punto di vista tranquillizziamo. Per le vaccinazioni a domicilio ci vuole un po' più di tempo, questo sì. Poi abbiamo Lucia, che prende il Coumadin, può fare il vaccino? Credo che questa sia una risposta, sì, che è opportuno che ne parli con il medico di medicina generale, assolutamente. Ivana, servono più sedi? Oggi vengono inviati fuori distretto. Allora, la campagna vaccinale rivolta alle persone over 80 aveva una prenotazione che prevedeva, diciamo così, un'afferenza distrettuale. Questo perché per le persone al di sopra degli 80 anni si era cercato di garantire in particolar modo una prossimità anche attraverso appunto l'organizzazione delle sedi spot. Per la categoria 75-79, una persona che risiede nel distretto Pianura Ovest può prenotare in una sede al di fuori del distretto, a Bologna, piuttosto che nella Pianura Est, così come un utente che risiede a Bologna può prenotare nella sede di Calderara. Questo sì, è sovradistrettuale la prenotazione delle agende 75-79 anni. È anche vero, come ho detto prima Stefania, che noi ci stiamo organizzando per offrire un servizio territoriale di prossimità. Sì. Questo è l'obiettivo che ci stiamo dando. Sì. Più di poco tempo dovremmo avere la sede anche a San Giovanni per chi ha meno di 80 anni. Sì. Poi dopo dipende, si apriranno le vaccinazioni anche i farmacisti, non so, tutto un tema in divenire che vedremo in prospettiva. Sì. Ivano ha già detto, allora Daniele, magari... Sindaco, magari è stata presa in considerazione per le vaccinazioni turni di 7 giorni su 7. Caro Daniele, il discorso facciamo prima, avere a disposizione dosi, dopodiché ci diamo una mossa, ma oggi abbiamo quello che abbiamo, dico bene Stefania, voglio toglierti. No, però al momento per la categoria over 80 stiamo facendo 7 giorni su 7. Stiamo vaccinando 7 giorni su 7, perché tutti i punti spot da lunedì al venerdì sono attive le due sedi hub, che sono Crevalcore presso la Casa della Salute e San Giovanni in Persiceto Ospedale, ma i sabati e le domeniche stiamo vaccinando o in ospedale o a Crevalcore e negli punti spot, per cui sono comunque attivi 7 giorni su 7. Mettiamo i punti spot, mettiamo i punti spot così. Ripetiamo i punti spot. Ah, ripetiamo, ok. Allora, Sala Bolognese, Sant'Agata, San Matteo della Decima, Calderara e Anzola dell'Emilia. Non
so, adesso magari ci sono domande che magari ponete sulle mail e poi risponderemo, perché non è facile. Sì, va, risposte prima ancora, lamentano Ivana, l'attuale prenotazione 75-79 sono indirizzate fuori distretto. Granaglione, Bulgaria, Fiera di Bologna, perché va il discorso di prima? Sì, non è che sono indirizzate, uno può prenotare in relazione alla disponibilità, ovviamente, su tutte le sedi aziendali. Dunque. Dunque, beh, allora, Fabrizia, mio padre, 78 anni, ha prenotato, gli avevamo dato una AstraZeneca, ma lui, essendo diabetico e iperteso, la sua dottoressa gli ha detto che non lo può fare. Già annullato, ma adesso come fa per fare il vaccino da un'altra casa? Di un'altra casa? Cioè ha rinunciato a AstraZeneca per diversi problemi. Dice adesso cosa succede? Allora, l'indicazione al tipo di vaccino, cioè al di là delle indicazioni che vengono date rispetto alle categorie, ma ovviamente poi il medico vaccinatore, che in relazione alle caratteristiche, o il medico di medicina generale, che dice se il soggetto può essere presenta delle condizioni per cui un determinato vaccino è eventualmente controindicato. Qui ci sono tutta una serie di situazioni che vengono lamentate sulle aperture. Clara mi dice, grazie al mio medico, non lo sa, il numero messo a disposizione non riesco a parlare con nessuno. Mi sembra che si ha difficoltà a connettersi. Anche se devo aspettare 15 minuti, mi dice anche questo. Clara. Bisogna aspettare? 15 minuti per connettersi. C'è difficoltà di collegamento. Ah. Esatto, i numeri messi a disposizione sono inutili. Questa è un'osservazione che mi ripetono ancora. Pare che i numeri messi a disposizione per la prenotazione siano un po' sufficienti, da quello che capisco. Ah, i numeri messi in prenotazione, come dicevo prima, sono in relazione alle dosi a disposizione. Quindi siamo fiduciosi, speriamo nelle prossime settimane ci sia un incremento della consegna delle dosi, per cui speriamo nelle prossime settimane di poter aumentare l'offerta, perché ad oggi è comunque in relazione alle dosi disponibili. Ivana chiede ancora la disponibilità di posti che attualmente sono solo lontani, ma ha detto prima, ci stiamo organizzando, l'ASL sta organizzando per offrire un servizio sul territorio, poi è chiaro che tutto funzionerà al meglio se ci saranno le dosi, cose che auspichiamo. Fabrizia non ha risposto come devo fare, il medico mi dice che non lo può fare, non capisco mica più cosa però. Non può fare il vaccino? Cos'era questo? Fabrizia, non ricordo. Il medico può fare il vaccino? Dico Stefania. Il medico? Di medicina generale? Il medico sì. In questo momento i medici di medicina generale stanno collaborando alla campagna per quanto riguarda il personale scolastico. Solo scolastico? Al momento sì, poi stiamo, diciamo così, è in corso un accordo con loro per aumentare, diciamo così, quella che è la collaborazione e rendere capillare, ancor più capillare la vaccinazione con una maggior collaborazione da parte dei medici di medicina generale. Bene, qua continuo a dire che si fa fatica a parlare, bisogna che un attimo valutiamo come sta funzionando la risposta alle domande dei cittadini, alle telefonate dei cittadini. Ma dove? Alle telefonate dove? Viene specificato? Qui non riuscirete mai a parlare con nessuno, forse non capite, dice Coralice, nel senso che probabilmente dice non può fare AstraZeneca, dice Fabrizio, discorso di prima notate mi dice non può fare AstraZeneca. Quindi non ha risposto come devo fare, il medico mi dice che non lo può fare, cioè dice Fabrizia, io non posso fare AstraZeneca, immagino che sia appunto qua, non posso fare l'AstraZeneca e quindi non sa cosa dire.
medico. Allora, è chiaro che adesso bisognerebbe approfondire la cosa, nel senso che non so dove l'avesse prenotata questa vaccinazione con AstraZeneca, perché mi sembra di aver capito che l'aveva prenotata, il medico ha detto di no e quindi l'ha disdetta, se ho capito bene. Sì. Dobbiamo un attimo capire dove l'aveva prenotata, a che categoria appartiene la persona e poi dopo eventualmente possiamo dare una risposta, però c'è bisogno di qualche informazione in più. Va bene, direi che uno dei temi che qui ricorre è la difficoltà di connettersi, di dialogare con il centralino, però vedremo un attimo come capire come funziona. Sicuramente l'altro aspetto che viene sentito è la comunicazione e avere la disponibilità di un luogo dove potersi vaccinare il più vicino possibile a casa. Allora, io direi che stasera ho voluto così, in maniera molto diretta, parlare di vaccini, di come funziona il piano vaccinale. Ho avuto perché credo che ci siamo trovati tutti in difficoltà. Dopo la sospensione che c'è stata sul vaccino AstraZeneca, ma soprattutto per il timore, non so se Stefania vuoi spendere qualche parola, che c'è stato, cioè c'è un timore a vaccinarsi. Non c'è più quella spinta, o meglio, c'è più timore rispetto al passato, diciamo che non ci sia spinta. Allora, l'intervento che noi abbiamo fatto stasera, la diretta che abbiamo fatto stasera vuole proprio andare nella direzione di dire, signori, i vaccini si devono fare, sono sicuri, poi c'è qualche situazione che va gestita, non voglio minimizzare quello che è capitato, ma i vaccini sono fondamentali, dobbiamo agire al più presto. Diceva prima giustamente la dottoressa Darrio che nelle strutture protette, case protette, ospedale sanitario, dove sono stati effettuati i vaccini, praticamente tutte le nostre case protette sono negativizzate. Non abbiamo casi, quindi vuol dire che funzionano i vaccini. Allora, l'invito che volevo esprimere come sindaco e supportato dalla dottoressa Darrio è proprio questo. Non fermiamo le vaccinazioni. Decisi, senza indugi, dobbiamo vaccinarci tutti. La speranza è chiaramente che ci siano le dosi, evidentemente ci sono le dosi, e noi ci stiamo sempre più attrezzando per avere due luoghi di vaccinazione, l'ospedale, l'app e un altro luogo per favorire appunto il numero di vaccinazioni rapido. Dobbiamo essere rapidi, con il numero di vaccini vaccinati e bella stagione sono convinto che la famosa curva, spezzata che sia, tenderà verso il basso. Non temiamo questo. Poi, come dicevo prima, è chiaro che va gestito, che dobbiamo, e quindi anche le localizzazioni che stiamo valutando sono luoghi dove oltre vaccinazione ci sia anche un'assistenza post vaccino, quindi la persona non si è abbandonata al vaccino in sé, ma ci sia anche una gestione della bene. Volevo sollecitare questo stasera, anche perché laddove siamo intervenuti i risultati sono stati e abbiamo ritorni veramente molto positivi. Poi, al solito, non è che riusciamo a rispondere perché sono temi questi molto specifici. Vaccinarsi sì, vaccinarsi no, una malattia è molto specifico l'argomento, quindi non vogliamo pretendere di dare risposte complete e esaustive. Se c'è qualche problema, come qualcuno mi solleva, di persone avanti in età, oltre 80 anni, e non vaccinate, ecco, ditecelo, perché cercheremo anche qui, insieme sia alla dottoressa Darrio, ma non solo, anche l'USL territoriale, quindi città metropolitana, area metropolitana, di creare dei canali privilegiati per le persone che abbiano più di 80 anni e ancora non vaccinate. Sono le persone più fragili e lì dovremmo prestare la massima attenzione. Lo dico ad voce alta, e credo che Stefania Darrio si intenda su questo percorso, sicuramente la massima attenzione su questa fascia di età. Oltre 80 anni dobbiamo vaccinare subito tutti, dobbiamo arrivare, non dico all'immunità di gregge per quella fascia lì, ma tendere all'immunità di gregge. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo dare tutti quanti, copriamo quello e poi piano scendiamo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa ancora Stefania, se no passiamo a un argomento un po' che ci sollevi da questa situazione. Comunque che si sta impegnando ormai da un anno, io francamente non pensavo a distanza di un anno essere ancora qui, parlare di area rossa, zona rossa, limiti, ma non voglio parlare di limiti ancora stasera, cosa fare, non fare, uscire, non uscire,
Però oggi non parliamo solo di limiti, parliamo anche di una prospettiva, di una meta. La meta è il vaccino, bella stagione, che sicuramente avremo delle soddisfazioni. O speriamo che non ci siano altre varianti, perché se sono altre varianti dopo... Ma ecco, anche qui dobbiamo agire rapidamente, prima che si evolva il vaccino. Dobbiamo davvero essere rapidi nell'intervento. Quindi tutti noi persistenti adoperiamoci subito. L'invito, ripeto ancora, è forte. Non indugiamo. Grazie Stefania, vuoi aggiungere qualcosa? Se no passerei a un altro argomento, visto che l'assessore Pagnoni, poco finito in un'altra stanza, la pianificazione estiva, quindi godiamoci, prepariamoci a goderci anche un'estate un po' più spensierata. Niente Stefania, se vuoi qualcosa, se no ti saluto, veramente sei stata sempre disponibile, ma anche adesso in diretta, ma anche come risposte che possono arrivare a domande che potrebbero arrivare anche nei prossimi giorni, certo, alle quali speriamo di riuscire a dare risposte puntuali. Certo. Non sempre si riesco, ma ci proviamo. Ci proviamo e io... Grazie Stefania per tutto quello che stai facendo, per quello che hai intrapreso, per la via che hai intrapreso. Sicuramente in un momento abbastanza complicato, ma sicuramente la tua professionalità ci aiuterà in maniera rilevante. Grazie a voi dell'opportunità e direi che il messaggio è stato chiaro. Aggiungo soltanto di avere fiducia in quelli che sono i vaccini disponibili, per cui aderire a quelle che appunto sono le possibilità vaccinali che man mano ci verranno proposte, perché come dicevi il vaccino è l'unica via di uscita che abbiamo da questa difficile situazione che è già da più di un anno che ci sta condizionando molto nella nostra vita, per cui è una cosa molto importante. Grazie. Grazie Stefania, chiudo dicendo che lavoriamo per la vaccinazione e per farle qui da noi, per tutti, qui nel nostro territorio, nel senso che ci muoviamo. Poi aggiungo anche questo, a chiusura di questo argomento, chi avesse difficoltà a muoversi per i trasporti, abbiamo anche un servizio che ci aiuterà per questi trasporti. Mi riferisco alle persone che non abbiano nessuna parentela, nessuna rete familiare che consenta lo spostamento. Ecco, noi abbiamo anche attivato un servizio per portare le persone a vaccinarsi, le persone chiaramente che sono in difficoltà e che non abbiano limitate capacità motorie. Ancora grazie, buona serata Stefania. Passiamo adesso all'altro argomento che ci prova un po' a distendere un po' di più. Dicevo prima, appena terminata la pianificazione, spero che sia terminato, non so perché non ho ancora parlato con l'assessore Pagnoni, quindi non dico nulla, Mauro, parla tu, perché non so come siate detti. Prego Mauro. Bene, buonasera a tutti, grazie. Ma in realtà non era proprio un incontro di pianificazione dettagliata, perché credo che sia abbastanza scontato e ovvio che in questo momento è un po' difficile fare una pianificazione dettagliata. Quello di cui parlava prima il sindaco è stato un incontro della Consulta Cultura che è stata convocata per parlare delle iniziative e dei progetti per la prossima estate, proprio perché vogliamo provare a guardare oltre, no? Provare ad avere un po' di speranza. Devo dire che alla consulta erano presenti più di 20 associazioni culturali di San Giovanni e ci siamo rincuorati, devo dire, è uscita molta speranza. Queste 20 associazioni stanno lavorando tanto, hanno delle bellissime idee per l'estate. Ancora è difficile in questo momento dire esattamente quando riusciremo a fare le attività, perché dipende molto dall'andamento della pandemia e da come ci potremo muovere. Però noi abbiamo molta speranza che, come lo scorso anno, come diceva il sindaco, il bel tempo, il poter stare all'aperto, ci dia la possibilità di poter offrire a tutta la cittadinanza delle attività culturali. Devo dire che quello che sta organizzando l'ente con l'ufficio cultura e le idee che stasera sono emerse dalle associazioni, sindaco, abbiamo bisogno di un'altra estate, cioè dovremmo duplicare i giorni di giugno e di luglio e di agosto, perché davvero le idee sono tantissime. Qualche anticipazione su quello che è
Certo, adesso in questi giorni è difficile parlare di certezza, però siamo quello che sta organizzando l'ufficio cultura del comune è la stagione teatrale. Vi sarete accorti tutti che quest'inverno non è stato possibile fare la tradizionale, svolgere la tradizionale stagione teatrale, perché il teatro era chiuso, non si poteva entrare in teatro. Ci sarà comunque la stagione teatrale, sempre il cartellone Tre Teatri per Te, in collaborazione con il comune di Sant'Agata e di Crevalcore, e sarà in un'edizione estiva, quindi all'aperto, si allestirà un'arena all'aperto in cui poter fare le rappresentazioni, gli spettacoli teatrali, e potrebbero essere anche due, ci stiamo lavorando, magari una più grande per gli spettacoli di prosa più che hanno bisogno di più spazio, e una più ridotta per quelle più piccole. Un altro tema che verrà trattato durante l'estate è un omaggio a Gino Pellegrini. Ricordo che quest'anno sarebbe l'80° compleanno di Gino, che ci ha lasciato tante cose bellissime nel nostro comune, prima fra tutte la piazzetta degli Inganni, quindi con l'amministrazione ha deciso di restaurare, perché in alcuni punti si sta un po' deteriorando il colore, l'intonaco, e di proteggere con un particolare sostanza che ci preserverà questa bellissima piazzetta nel tempo e durante la primavera. Anche qui, tempo e pandemia permettendo, prima dell'estate la piazzetta sarà rimessa a nuovo, e anche la piazzetta sarà un luogo, una stagione, un'arena per quest'estate. Sarà fatta in onore di, sarà allestita in onore di Gino una mostra nella chiesa di San Francesco, che rimarrà qui a San Giovanni per buona parte dell'estate, e verranno proiettati anche film a cui lui lavorò quando lavorava a Hollywood. Poi l'altro tema importante che sarà trattato nelle serate e negli eventi dell'estate è Dante. Quest'anno sono 700 anni, il settimo centenario dalla morte, quindi sia il comune, ma stasera abbiamo sentito in maniera indipendente diverse associazioni stanno pensando a degli eventi su Dante, non solo la Divina Commedia, ma proprio anche Dante a 360 gradi, l'iconografia di Dante, la musica che ascoltava Dante, e questo sia in arene all'aperto del capoluogo, e anche ovviamente sulla frazione di Decima ci saranno diverse iniziative. Anche quest'anno ci saranno tante attività per i bimbi, stiamo pensando di in collaborazione con Wanda Circus di ridare lo spazio nel parco delle piscine, che l'anno scorso è stato così apprezzato dalle famiglie e dai bambini, quindi anche quest'anno ci saranno diverse possibilità. Ecco, devo dire che elencarle tutte è molto difficile. Ci saranno le serate di lettura, di promozione della lettura delle biblioteche, perché abbiamo sentito stasera in consulta una grande voglia di fare, di uscire, di creare eventi e di creare possibilità per l'utenza. Addirittura un'associazione ha detto: datemi un palco e noi recitiamo, perché non ne possiamo più, siamo un anno che siamo fermi, in qualunque palco noi siamo pronti. Quindi davvero è stato molto confortante questo incontro che abbiamo fatto, ci dà speranza, e credo che sarà un'estate molto ricca, avremo bisogno di più sere. Sono previste visite guidate, trekking in bici, trekking a piedi, quindi davvero tante cose. Bene, Maura, grazie, credo che sia un messaggio questo che diamo di ottimismo, di positività, di normalità che tutti vogliamo raggiungere. Con quel percorso che dicevo prima, ho buttato l'occhio nelle domande che sono arrivate dopo, ribadisco, non è che quando dico trasporto non vuol dire andare fuori. L'abbiamo chiesto all'ASL di aprire un altro punto vaccinale. Oltre all'ospedale, siamo prima la sede individuata e quella della protezione civile. Quindi vogliamo che i vaccini vengano effettuati sul nostro territorio. Bene, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Appena avremo altre informazioni utili, ve le daremo. Rimane sempre comunque il dialogo continuo con le mail, e laddove non siamo riusciti a risposte esaustive, così formulate la domanda diretta, quindi vedremo di rispondere. Va da sé. Su argomenti specifici riguardanti la salute specifica, è bene rivolgersi al proprio medico. Bene, grazie, e noi continueremo, saremo sempre al vostro fianco.
Domani ci ritroveremo ancora qua domattina alle 10, perché c'è un consiglio comunale aperto dove tratteremo il tema della legalità. 21 marzo è il giorno della legalità, nonostante la situazione abbiamo voluto comunque ricordare questa giornata. Parleremo con persone che hanno vissuto anche i soprusi, anche le uccisioni da parte dei mafiosi, quindi è una giornata di testimonianza, di ricordo e di prospettiva. Bene, grazie a tutti, buona serata e chi vorrà domani alle 10 siamo ancora qua. Buonasera. Grazie, buona serata.